Avendo un comitato locale di Croce Rossa, ci siamo riuniti sabato e abbiamo pensato che per riinizio dopo le feste natalizie fosse una cosa giusta e per prevedere questo Covid, realizzare un tampone generale a tutti i bambini frequentanti le scuole dell'obbligo di Maserano. Screening anti-Covid per 700 alunni delle scuole dell'obbligo di Maserà in provincia di Padova. Il sindaco Gabriele Volponi, con l'aiuto dei volontari locali di Croce Rossa, ha organizzato dei test rapidi volontari agli alunni residenti nel comune. Un impegno economico che sarà a carico della municipalità, un modo per garantire ulteriore sicurezza nelle aule scolastiche. È la prima volta, dice il sindaco, e non si esclude che possa ripetersi. Io ho la fortuna di avere, ripeto, questo comitato locale di Croce Rossa, quindi un 110-120 volontari, più una serie di sanitari che si mettono a disposizione, perché è un comitato locale. Stanno aspettando la firma di un dirigente di Azienda Zero per essere accreditati a fare i tamponi e a rilasciare i Green Pass. E con lo stesso accreditamento sarebbero anche titolati a fare i vaccini. Quindi una struttura che potrebbe funzionare, e davanti a questa emergenza va fatta funzionare. Il motivo che porto questo tampone dei per gli alunni è far vedere che non serve caricare solo sul mondo sanitario professionale, ma possiamo usare di più anche quel mondo di volontariato che è formato e può dare questo tipo di servizi in un momento dove siamo in difficoltà.